Buongiorno a tutti, siamo in video collegamento a distanza ovviamente con Paola Rinaldi dell'azienda Francesco Rinaldi, ciao Paola, Ciao. che è una delle aziende di grandissima storicità, se possiamo dire. Del territorio di Langa e nello specifico parliamo di Barolo, anche se oggi l'azienda è divisa su due sedi, nel senso che c'è la sede legale, poi correggimi se sbaglio Paola, ma No, tutto posto. la sede legale è in quel di Alba, mentre la cantina di vinificazione è a Barolo, proprio nella zona dei Cannuti, tra l'altro in una posizione bellissima, devo dire. Sono contento di avere qui Paola, che in azienda è aiutata dalla sorella Piera, più da una serie di collaboratori. Poi sarà lei a raccontarci un attimino qual è anche la struttura e l'organizzazione di lavoro. Sono contento di avere Paola perché appunto è rappresentante di un pezzo importantissimo in parte l'ho già detto, ma mi ripeto, della storia del vino di Barolo, e quindi proprio di storia iniziamo a parlare e chiedo subito, proprio veloce veloce, insomma, a Paola di farci un po' un quadro di quello che è il percorso della Francesco Rinaldi, la storia e come si è sviluppata nel tempo. Sì, volentieri. Allora, la storia è piuttosto lunga, quindi facciamo una sintesi. Una sintesi. Penso che allora io sono la quarta generazione di questo ramo, diciamo, della cantina Rinaldi, che vede insomma come fondatore Giovanni Battista. E qui siamo intorno al 1800, cioè Giovanni Battista nasce nel 1850 e siamo intorno al 1870, quando lui prima eredita appunto una casa in Barolo e poi acquista dai fattori, dei marchesi Falletti, la Cascina Palazzo, che è quella dove attualmente noi abbiamo la cantina e vinifichiamo i nostri vini. Si trova sulla collina dei Cannupi, appunto lui acquista da questa famiglia di fattori la casa ed il vigneto annesso, che quindi prende il nome di Cannubi Boschis, appunto perché Boschis era il nome, il cognome, insomma, della famiglia dei fattori, dei Falletti, che viveva in questa casa. Quindi questa è la partenza, siamo intorno al 1870, chiaramente acquista poi altri terreni, lavora sia i propri terreni producendo vino e nello stesso tempo lavora come mediatore per il conte di Mirafiori, cioè acquista praticamente l'uva dai contadini di Barolo per la produzione del vino delle cantine del conte. Questa è la partenza. Un tempo le famiglie erano molto numerose, quindi Giovanni ha quattro figli maschi, quattro femmine. Allora, uno dei figli maschi è Battista, Giovanni, Giuseppe, scusami, che praticamente sarebbe poi il nonno di Giuseppe Rinaldi, che ha la cantina Barolo, come noi, sulla strada che esce dal paese. Una delle sorelle sposa un Barale, attualmente esiste la cantina Fratelli Barale, quindi diciamo che partiamo tutti da questo Giovanni. Oggi chiaramente le cantine sono divise, la prima divisione è stata fatta prima della Prima Guerra Mondiale, poi in realtà Giuseppe e Francesco, che è mio nonno, restano insieme ancora alcuni anni e si dividono poi intorno al 1921, insomma si sposano, dividono le terre e poi ognuno continua insomma la propria storia. Francesco ha due figli maschi che sono mio zio Luciano e mio padre Michele, che però è mancato molto giovane, dopo aver fatto delle esperienze sempre come enotecnico nel nord Europa. Quindi ritorna in Italia in realtà solo poi per dare un aiuto a mio zio Luciano.
Allora, arriviamo ai giorni nostri, ci siamo io e mia sorella, io sono Paola, mia sorella è Piera, che insomma è venuta ad aiutarmi dopo qualche anno. Io ho studiato a Torino economia e inizialmente ho lavorato con mio zio Luciano, poi mio zio Luciano nel 2002, dopo quella brutta grandinata che ha interessato la nostra zona, ha deciso di ritirarsi dal lavoro della cantina e quindi sono rimasta insomma da sola con i miei collaboratori a continuare il lavoro di famiglia. Quindi questa è la storia. Una storia molto, molto lunga, molto articolata e che, come si può evincere dalle tue parole, racconta non solo un pezzo importante del passato di Barolo e del Barolo, ma un pezzo importante anche del presente, perché poi insomma hai fatto i nomi di Barale, di Beppe Rinaldi, che tuttora insomma sono realtà importanti del territorio, come lo è sicuramente la vostra. Ecco, fatto questo excursus, ci vorrebbe un albero genealogico, magari lo proiettiamo a fine video, non lo so. Ce l'abbiamo in cantina, Barolo. Esatto. Però adesso sono ad Alba, dove tu avevi già anticipato. Allora, ad Alba noi abbiamo un magazzino proprio nel centro di Alba. La casa era stata acquistata da mio nonno, Francesco. Perché? Perché noi qui ci troviamo vicino alla stazione ferroviaria ed un tempo i trasporti del vino venivano fatti a mezzo ferrovia. La casa chiaramente è rimasta qui, la ferrovia non ci serve più per trasportare il vino, però qui è rimasto insomma l'imbottigliamento e l'ufficio, insomma. La nostra è un'azienda a conduzione familiare, quindi insomma, non siamo tantissimi, però insomma lavoriamo nelle due sedi che sono appunto quella del palazzo sulla collina dei Cannubi, dove abbiamo la vinificazione, l'invecchiamento, e poi qui ad Alba imbottigliamo e poi facciamo le spedizioni delle bottiglie. Ecco, parlavi un po' appunto di come siete organizzati da un punto di vista logistico, due parole anche su come vi dividete i lavori all'interno dell'azienda, se ci sono dei collaboratori principali. Come dicevo, sì, siamo a conduzione familiare, siamo appunto mia sorella ed io principalmente, insomma, che ci occupiamo dell'organizzazione, dell'ufficio, ricevere i clienti, eccetera. Trattandosi di un'azienda a conduzione familiare, tu sai che insomma occorre fare di tutto, quindi sì, in realtà ci confrontiamo quotidianamente con i nostri collaboratori, che principalmente sono Fabio Gemme, che è il nostro enologo, che in pratica nel momento in cui io sono rimasta da sola a gestire l'azienda nel 2002 è venuto ad aiutarmi ed è rimasto sempre con noi. Poi abbiamo un enologo più giovane che si chiama Ivan, che si occupa principalmente della campagna, lavora anche sul trattore. Abbiamo dei collaboratori che lavorano con noi da tanto tempo, fra cui una signora che è anche proprietaria di uno dei vigneti che noi lavoriamo praticamente da sempre, che fanno principalmente lavori manuali in vigna. Come capita a molti, diciamo che per la vendemmia e per alcuni lavori estivi normalmente ci appoggiamo ad alcune cooperative che insomma vengono a darci una mano quando con le nostre forze insomma non riusciamo a completare chiaramente tutti i lavori. Certo, tutto molto chiaro, hai introdotto l'argomento vigna e quindi ci tuffiamo in quella parte della vostra attività, e insomma quello che la domanda che vorrei farti è questa, cioè vorrei chiederti se in questi anni, negli ultimi diciamo 20 anni, visto che siamo nel 2020, così prendiamo il nuovo millennio e lo isoliamo, se in questi 20 anni avete cambiato qualcosa nella gestione della vigna, se ci sono state delle evoluzioni proprio nel concepire anche le metodologie di lavoro e se avete intenzione di modificare altre cose per il futuro. Chiaramente sullo sfondo di questa domanda c'è anche il grande tema del cambiamento climatico, se posso aggiungere. Sì, allora, il cambiamento climatico chiaramente è un problema
insomma ci interessa, che andrà affrontato. Diciamo che negli ultimi anni, tutto sommato, almeno nelle nostre zone, non ci ha dato problemi particolari per il momento. Allora, i vigneti in buona parte sono vigneti vecchi, le vigne vecchie, come sai, hanno radici molto profonde, quindi di fatto la siccità per il momento non ci ha dato grossissimi problemi. Raramente appunto abbiamo visto lo stress idrico in estate nei vigneti di nostra proprietà. Poi tutto sommato negli ultimi anni, vedi 2016, 2018, 2019, le primavere sono state abbastanza piovose e quindi le riserve idriche sono state tutto sommato sufficienti per affrontare l'estate. Diciamo che di anno in anno occorre chiaramente regolarsi un pochino, allora, con il lavoro nel vigneto, sia praticamente con i lavori di pulitura che dobbiamo fare, però dobbiamo un po' gradare anche in base, insomma, all'incidenza, insomma, del sole. Buona parte dei nostri vigneti sono esposti a sud, come Cannurbi, Brunate, sud e sud-est. Di conseguenza si può presentare il problema appunto dell'eccesso di sole. Abbiamo messo le reti antigrandine in numerosi vigneti che servono chiaramente per proteggerci dalla grandine e allo stesso tempo fanno un pochino ci danno un aiuto sia nelle opere di pallizzamento sia anche, insomma, come protezione dai raggi del sole. In alcuni anni, come per esempio nel 2018, chiaramente devi ricorrere, insomma, se annate più piovose abbiamo fatto un diradamento maggiore in vigna, ci sono altre annate in cui il diradamento, insomma, lo puoi fare in modo meno accentuato, quindi forse non esiste più una regola generale che va seguita tutti gli anni, ma in base all'andamento climatico insomma ci si organizza di conseguenza. La vigna dei Cannurbi, allora abbiamo due ettari e Cannurbi, in particolare Cannurbi Boschis, che sono appunto la vigna storica di partenza della nostra cantina. Mio nonno aveva poi acquistato anche un mezzo ettaro nella parte centrale dei Cannurbi, che abbiamo reimpiantato 5 anni fa. Quindi questa ad oggi per noi è la vigna più nuova che abbiamo, che per il momento produce l'uva che noi utilizziamo per il Langhe Nebbiolo. Chiaramente in futuro, come avveniva in passato, poi si procederà di nuovo al blend dell'uva che proviene dai Cannurbi Boschis e dalla parte centrale del vigneto. Cannurbi è la zona, insomma, il terreno più sabbioso ed è a cultura biologica, in quanto rientra, insomma, in un progetto che riguarda la collina, ecco, non è un progetto nostro personale, noi non siamo biologici, non abbiamo certificazione quindi in corso. Negli altri vigneti diciamo che abbiamo una conduzione tradizionale del vigneto, chiaramente facciamo attenzione a tutte le operazioni, insomma, che vengono effettuate nei vigneti, ma non siamo certificati biologici, questo ci tengo a dirlo. Ecco, in questo contesto ti faccio ancora, prima di poi spostarci in cantina e quindi di parlare di vinificazione, affinamenti, apro ancora una piccola parentesi e vorrei chiederti se nelle pratiche agricole vi confrontate con dei professionisti, agronomi o quant'altro, e se eventualmente, se così è, se i consigli che avete ricevuto e che ricevete vi hanno aiutato anche un po' a modificare magari alcune vostre idee o scelte che avete fatto. In realtà noi ci appoggiamo ad un'associazione di categoria che è la Coldiretti e seguiamo normalmente le istruzioni che ci vengono impartite dal tecnico della Coldiretti. Diciamo che loro ti danno normalmente un'informativa di carattere generale che poi, come sempre, insomma,
con l'esperienza uno cerca di adattare insomma alle proprie necessità. Quindi ci appoggiamo a loro come consulente, cioè non abbiamo un agronomo a parte. Riceviamo anche, essendo insomma proprietari sulla collina dei Cannubi, gli aggiornamenti del consulente, che invece segue esclusivamente il progetto dei Cannubi. Quindi diciamo che abbiamo diverse voci che ci danno un aiuto per prendere le nostre decisioni. In cantina invece... Anche qui cioè abbiamo Fabio, che è il nostro enologo, e poi abbiamo un consulente, che è Gianfranco Cordero, al quale ci appoggiamo anche per tutte le analisi di laboratorio. Non abbiamo un laboratorio interno. Con Gianfranco assaggiamo i vini 2 o 3 volte all'anno, per avere insomma anche un'opinione esterna insomma di quello che è l'andamento generale dell'annata, eccetera, che chiaramente lui conosce molto bene perché... segue molte cantine. Certo, ecco, hai già citato 2 grandissimi cru, Cannubi ovviamente, anche per tutto il discorso sia di dislocazione della vecchia cascina e attuale cantina di vinificazione, ma anche per questo progetto che è nato negli anni scorsi e che vede tutti i produttori presenti sulla collina di Cannubi impegnati a osservare un determinato regime agronomico. Però hai citato anche Brunate, no? E quindi stiamo parlando di un'altra grandissima vigna che sorge sulla collina di fronte, guardando in direzione ovest, più o meno, nord-ovest. Brunate è forse l'unica sottozona intercomunale, perché prende sia una parte del comune di Barolo, sia nella parte alta il comune di Lamorra. Di Lamorra, infatti poi sullo sfondo si vede benissimo anche il borgo di Lamorra. Questo vigneto allora è stato acquistato da mio nonno Francesco nel 1936, ed è di circa 2 ettari. Allora è stato acquistato, pensa, per la modica cifra di 60.000 lire di allora, che mio zio dicesse... 30 euro. Una cifra molto, molto piccola, anche tenendo conto del potere di acquisto di allora, che chiaramente insomma noi non conosciamo. Sono 2 ettari, insomma con frutti pendenti. Di conseguenza c'era già l'annata in corso, che era risultata poi essere di 50.000 chili d'uva. E questo insomma ci fa riflettere insomma sulle rese dei vigneti, che allora erano comunque molto basse. La distanza fra i filari era di 4 metri, quindi i filari erano molto distanti l'uno dall'altro. Oggi siamo a 2 metri e mezzo, 3 metri insomma al massimo. Quindi c'era un modo insomma di concepire il vigneto che comunque era diverso da quello attuale. Il nostro appezzamento si trova appunto per metà nel comune di Barolo, per metà nel comune di Lamorra. La composizione del terreno diciamo è meno sabbioso rispetto al terreno dei Cannubi, insomma è misto, diciamo che abbiamo insomma una composizione più calcarea, l'esposizione è identica a quella di Cannubi, cioè siamo sempre esposti a sud-sud-est. È una zona diciamo che per la parte di nostra proprietà è piuttosto soggetta alle erosioni del terreno. E poi mi diceva mio zio, che ha 95 anni, quindi insomma ha avuto un certo numero di vendemmie alle spalle, e dice che insomma la collina delle Brunate anche in passato era spesso insomma oggetto di fenomeni insomma di grandine. Mi diceva appunto come la tempesta che arrivava da Lamorra era considerata comunque pericolosa, e forse questo insomma alla fine in qualche modo ci ricollega anche poi al fatto che il terreno chiaramente può essere oggetto di erosioni nel caso di temporali molto forti, soprattutto in estate, eccetera.
Ecco, fatto questo quadro, insomma, molto, molto interessante di quelli che sono i due principali crew, poi avete altre, E poi chiaramente avete altre il linee. Barolo classico. Allora, premetto che in passato il Barolo era uno solo, era il Barolo in cui veniva fatto un blend di tutte le uve di proprietà. Negli anni Ottanta, diciamo che è nata un po' la moda, se vogliamo, di separare l'uva proveniente da sottozone. Diciamo che oggi forse negli ultimi 10-20 anni non abbiamo più avuto delle annate molto problematiche, se escludiamo il 2002, chiaramente forse un po' più piovoso il 2014. Diciamo un tempo forse queste annate molto difficili si presentavano con maggiore frequenza. E di conseguenza l'esigenza di assemblare l'uva era proprio quella di rendere la qualità del vino un pochino più omogenea. Diciamo che oggi forse questa esigenza è un pochino meno sentita, di conseguenza, insomma, ci si concentra di più sulle differenze del terroir che porta, insomma, alle differenze nel vino. Il nostro Barolo classico, ci tengo a dirlo, deriva insomma dall'assemblaggio di uve di vigneti comunque storici. Abbiamo Sarmassa, abbiamo la Codana di Castiglione Falletto, abbiamo Rocche dell'Annunziata, poi abbiamo altri vigneti forse meno conosciuti come Vignane che si trova nel comune di Barolo, che ha un'esposizione più ad ovest e che forse nelle annate più calde diventa comunque ad essere più interessante oggi rispetto al passato. Rocche dell'Annunziata dal 2018, insomma, abbiamo separato una parte dell'uva, cioè Rocche dell'Annunziata abbiamo circa un ettaro, abbiamo deciso di vinificare separatamente una parte dell'uva, quindi dal 2018 ci sarà anche un'etichetta in più, se vogliamo, nel senso che una parte di questo vino, insomma, verrà etichettata come Rocche dell'Annunziata, in quanto l'abbiamo separato e sta invecchiando in una botte da 25 quintali. Botti, le nostre sono tutte botte grandi, abbiamo un'impronta, Ecco, diciamo. qui ti interrompo perché te la voglio fare io la domanda, anche se ci stavi arrivando per conto tuo. Sono stato da voi un paio di volte e devo dire che è molto bella la visita nella vecchia cantina sulla collina dei Cannubi, anche perché si respira l'aria di un'epoca ormai lontana. E quindi questa cantina molto, molto antica, molto bella, molto poetica, se posso anche dire, per chi ama il vino, e con principalmente botti grandi, questa è la vostra impostazione. Quindi quello che ti chiedo è come definiresti lo stile di vinificazione che adottate. E se negli anni, anche qui magari prendiamo in considerazione un po' l'ultimo ventennio, se negli anni il vostro approccio sia alla vinificazione che alla maturazione dei vini in qualche modo è cambiato, se c'è stato un percorso oppure se più o meno avete tenuto sempre la stessa direzione. Allora, io direi che la direzione è rimasta fondamentalmente la stessa. Allora, facciamo delle fermentazioni piuttosto lunghe sulla buccia, quindi noi togliamo, cioè svigniamo soltanto quando il mosto è perfettamente secco, cioè quando non ci sono più residui zuccherini. Dopodiché, appunto, facciamo l'invecchiamento in botte grande. Allora, le botti che, diciamo, ho fra virgolette ereditato io erano molto grandi, erano botti da 110-80 ettolitri. Negli ultimi 15 anni le botti sono state rinnovate per intero, ci sono state rinnovate tutte. Adesso, insomma, le botti sono tutte di circa 50 ettolitri, qualcuna di 25. E quindi sono più piccole rispetto a quelle che utilizzavamo in passato. Sono sempre botti di rovere di Slavonia, quindi la tipologia di legno non è cambiata.
Chiaramente sono botti più nuove, hanno le portelle in acciaio, insomma sono più facili, cioè più facile lavorare adesso rispetto a prima, portelle di legno, insomma molto pesanti, e chiaramente un quantitativo di 100-110 quintali è un quantitativo importante. Però insomma l'impronta è rimasta la stessa, quindi la durata dell'invecchiamento del nostro varolo è di 3 anni, soltanto appunto utilizzando le botti insomma, di rovere di Slavonia. Quindi abbiamo detto capacità attuale è dai 50 ai 25 ettolitri. Quindi 3 anni, ho detto, per il varolo, Canubi, Brunate, varolo, insomma non ha importanza. Abbiamo una piccola produzione di Barbaresco che invecchiamo 2 anni, botte grande. Il Barbera d'Alba, il Nebbiolo d'Alba, il Langhe Nebbiolo, li invecchiamo 1 anno, sempre in botte grande. Chiaramente altri vini come il Dolcetto e il Grignolino solo in acciaio, quindi non fanno invecchiamento. Ecco, fatto questo quadro molto completo anche di quella che è la vostra gamma di produzione. Un'ultima domanda che voglio farti è la seguente. Che caratteristiche deve avere un vino, adesso a prescindere dalle diverse etichette, per carità, ci sono anche differenze perché ci sono varietà molto diverse tra loro. Però se dovessimo definire il vino ideale targato Francesco Rinaldi, che caratteristiche deve avere secondo voi? Cosa ricercate nei vini che realizzate? Ma innanzitutto, insomma, che cioè il vino ci deve ricordare che è stato prodotto nelle Langhe e ci deve ricondurre all'uva di provenienza. E questo chiaramente, insomma, è il messaggio che penso, insomma, tutte le cantine vogliono dare. Insomma, soprattutto nei vini rossi, mio zio mi ha sempre detto, il lavoro lo si fa in vigna, non si fa in cantina. Chiaramente anche l'invecchiamento in botte grande ha come scopo quello, insomma, di ricordarci qual è la partenza, cioè l'uva che diventa vino, che però insomma è legata al territorio, è legata ad una zona che insomma deve venire fuori dalla bottiglia. La nostra zona è una zona insomma piccolina se ci confrontiamo con altre zone del mondo, quindi ritengo che insomma la nostra dobbiamo sempre essere legati e fedeli alla zona di provenienza. Non potremmo mai competere col Cile, con l'Australia, insomma con zone lontane, insomma che si sono chiaramente messa in evidenza nel mondo del vino, però dobbiamo mantenere insomma la nostra origine, la nostra partenza, perché insomma è quello che ci rende diversi, in qualche modo ci rende anche competitivi nel nostro piccolo sul mercato mondiale. Quindi espressività, varietà, le territorialità come valori, come dire, da mettere in primo piano. E se posso dire la mia, insomma, quando mi capita di assaggiare i vini della vostra azienda, sono insomma, quello che cercate lo si trova, ecco. Quindi obiettivo raggiunto. Poi sui due cru, se parliamo di Barolo, ecco, è anche molto bello l'assaggio comparato di Canubi con Brunate per andare a scoprire quelle che sono le differenze. Sono diversi, oltretutto anche insomma l'annata lo sappiamo, insomma non tutte le annate sono uguali, come tutti i produttori cerchiamo di fare del nostro meglio tutti gli anni. È chiaro che poi insomma i vini sono diversi, i giudizi personali sono diversi, però l'obiettivo insomma è anche quello di lasciare ad ogni annata quello che ha di buono e di meno buono. Insomma, non produciamo un prodotto industriale, di conseguenza è giusto anche che ogni annata esprima insomma le sue caratteristiche, pur essendo il nostro obiettivo chiaramente quello di fare il meglio. E ci auguriamo sempre annate buone, ma insomma vediamo. Certo, certo. Va bene Paola, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto, molto piacevole, ti chiedo di mandare i miei e i nostri di Slow Wine, insomma saluti
anche a Piera, l'ho sentito grazie. Telefonicamente nei giorni scorsi. Vi auguro chiaramente buon lavoro per i prossimi mesi e per il futuro. Grazie a voi. Grazie. Speriamo di rivederci presto, esatto. In cantina, e non più attraverso uno schermo. Esatto, l'augurio finale è sempre quello di ci vediamo in cantina, speriamo al più presto. Grazie ancora Paola, ciao. Ciao, buona giornata.